avete dimenticato su alla Maddalena quelli, eh! Vergogno! Andate a casa che arriva l'inverno! Vergogno! Andate via! Andate via! Assassini! Vergogno! Non si tocca! 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 Non si tocca!
alla difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. E in quanto vogliono bucare montagne, la collina morenica e anche Corso Marche qui a Torino, perché il TAR non è un problema della Valsusa, è un problema di tutti, è un problema di tutta l'Italia, è una colpa agli anni dell'Europa, perché si mandano documenti fasulli, è un'opera inutile e devastante, e intanto si manda al macero la scuola pubblica, si chiudono gli ospedali, ci si dice che dobbiamo tirare la ciglia, ci vogliono aumentare l'IVA perché almeno così la crisi la paghiamo tutti e non la pagano i ricchi come invece dovrebbe essere, perché i ricchi sono quelli che faranno affari con il TAV e con altre grandi opere. E quindi purtroppo la presentazione personale del sindacato con il cuore noi siamo veramente con voi e disposti a lottare pacificamente con grande determinazione, c'è gran parte del sindacato che è con voi. Auguri in bocca al lupo. Speriamo sia vero. Susanna Camusso, non sai che cosa fare, oggi a schiare, domani a concertare. Si è visto, è stata una manifestazione partecipata, questo significa che come tutti quanti penso ci aspettano settimane e mesi di autunno in cui tutte e tutti dovremo essere pronti ad assumerci la responsabilità di trasformare questo autunno in una sfida a tutte queste politiche che ci stanno arrivando dall'alto, come già in altri paesi stanno facendo altre popolazioni. Penso che anche in Italia sia arrivato il momento di dire alcune cose molto chiare. Una grande manifestazione come quella di oggi può essere un buon inizio per i numeri, ma sicuramente non può essere che un inizio per una stagione di mobilitazioni dei lavoratori, degli studenti, di tutti i soggetti che vengono colpiti. Questo speciale notario, quando il notario oggi era un po' dappertutto, e penso che abbia dato comunque il tono a una manifestazione che comunque covava già oggi dentro di sé una forte rabbia per quello che sta succedendo, per le offese che ci fanno tutti i giorni i mezzi di informazione trattandoci come degli idioti e per tutta una situazione politica, informativa e anche universitaria, scolastica che davvero ormai non si può più tollerare. Allora, penso che sia importantissimo dire una cosa che è stata già detta ma non fa male ripeterla. La questione del TAF è davvero l'ago della bilancia per capire chi sta contro la corruzione, la mafia, l'abuso di potere e chi invece non si schiera in questo senso. Allora, quello che sta succedendo in Val di Susa non è soltanto un'occupazione militare, ma è anche e soprattutto un'esistenza attiva portata avanti giorno dopo giorno, notte dopo notte, dall'intera popolazione, coinvolta a diversi livelli, ma tutta coinvolta in questa battaglia, che sta già dando i primi risultati, perché di pochi giorni fa la notizia che i vigili del fuoco hanno deciso di ritirarsi a una posta di via alla Misura. Allora, ogni giorno noi facciamo delle marce d'avvicinamento al cantiere all'interno delle vigne proprio per rendere agibili quei territori che sono chiusi a tutti e vi invitiamo ad essere con noi. Chi viene con noi ricordi non combatte solo per la Valle di Susa, ma combatte per il suo presente e per il suo futuro. E poi, come qualcuno cantava durante la manifestazione, è il pueblo unito a marcia.